Bene, grazie Presidente. Può sembrare strano che oggi nell'Aula Giulio Cesare venga affrontata una tematica che riguarda un'altra città, nello specifico la città di Terni. Noi siamo stati contattati dagli amici del Movimento 5 Stelle della Regione Umbria della città di Terni per condividere una possibile soluzione su cui le azioni politiche di Roma possono avere delle ripercussioni importanti. Parliamo di inceneritori. E come tutti ben sanno, questo è un tema su cui il Movimento 5 Stelle ha le idee molto chiare. In tutte le città in cui stiamo governando, stiamo mettendo in atto tutte le azioni politiche per arrivare al superamento completo e definitivo di questo metodo di trattamento dei rifiuti. Anche a Roma, nei giorni scorsi, abbiamo presentato un piano che individua le linee guida di gestione dei rifiuti e che esclude completamente l'utilizzo degli inceneritori. Facciamo un minimo di cronistoria. Ad ottobre 2014 Aria SRL, una società di proprietà al 100% di Acea SPA, che poi con il tempo ha cambiato la denominazione in Acea Ambiente, ha presentato un'istanza per l'estensione delle tipologie di rifiuti da avviare al recupero energetico per l'inceneritore di Maratta Bassa, di cui è proprietaria. In questo impianto viene bruciato il Palper, un materiale di scarto delle cartiere. Con questa autorizzazione si sta cercando di ampliare le tipologie di rifiuti da incenerire, includendo anche i rifiuti solidi urbani. Tutto questo accade a Terni, dove l'Istituto Superiore di Sanità ha certificato che questa città è tra i 35 siti industriali e residenziali più inquinati d'Italia. Un'indagine epidemiologica ha infatti riscontrato che c'è un aumento delle morbilità. I tumori al polmone del 18% nelle donne, del 14% negli uomini, i tumori alle vie urinarie addirittura del 31% e del 24% i linfomi di Hodgkin. Anche il monitoraggio della qualità dell'aria effettuato dall'ARPA Umbria ha evidenziato un'elevata concentrazione di metalli pesanti. Questo accade perché nella conca ternana c'è una concentrazione di diverse industrie e due inceneritori, situazione davvero poco invidiabile per la salute dei cittadini. Tutti sanno che uno dei cavalli di battaglia politici del Movimento 5 Stelle è la gestione dei rifiuti volta ad escludere l'utilizzo degli inceneritori. Qui a Roma noi stiamo promuovendo le azioni finalizzate allo sviluppo dell'economia circolare, dove è assolutamente centrale una gestione corretta dei rifiuti per generare materia prima seconda. Non sarà facile, ci vorrà del tempo, ma nel nostro futuro è certo che non c'è spazio per gli inceneritori. A breve in Acea ci sarà l'assemblea dei soci che rinnoverà il consiglio di amministrazione. Noi intanto oggi una cosa la possiamo dire e intendiamo dirla con questa mozione. Impegniamo la giunta ad attivare un percorso che nel pieno rispetto delle normati della normativa vigente, anche in materia societaria e dell'autonomia dei ruoli, indichi ad Acea la strada per promuovere politiche diverse dallo smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento. Dunque, è inutile, oltre che dannoso, ampliare le tipologie di rifiuti da incenerire nell'impianto di Via Ratini 23, in località Maratta Bassa. Noi la riteniamo un'azione sinceramente non in linea con l'idea di futuro che intendiamo costruire. Non ampliare queste autorizzazioni è un primo passo per andare verso una giusta direzione. Sabato 25 marzo a Terni si è svolta una grande manifestazione, molto partecipata, contro l'incenerimento dei rifiuti e l'inquinamento. Quel grido che viene dai cittadini ternani sostenuti dal Movimento 5 Stelle Umbro, noi non vogliamo farlo cadere nel nulla. E da questo Consiglio arriva un segnale di risposta, per cui oggi esprimiamo una chiara volontà politica di intraprendere strade diverse dall'incenerimento per la gestione dei rifiuti, unica strada per creare un futuro migliore. Tutti insieme, cittadini ternani, umbri, romani e di tutte le città che vorranno unirsi, riusciremo a raggiungere questo importante obiettivo per noi e per le generazioni future. Grazie. Mi dispiace che i consiglieri dell'opposizione, a quanto pare, non hanno neanche visto che, insomma, questo
l'assessore Montanari ha presentato il piano qualche giorno fa con delle idee molto chiare e precise sullo sviluppo, su come noi vogliamo trattare i rifiuti nei prossimi anni, e ci sono delle idee assolutamente innovative che ovviamente escludono l'incenerimento dei rifiuti. Se noi non avessimo detto nulla rispetto a questo in impianto di inceneritore, è ovvio che poi ci avrebbero attaccato perché non avremmo detto nulla. Invece noi lo diciamo perché è esattamente quello che pensiamo. Ringraziamo gli amici umbri che sono anche qui in sala, perché per noi il movimento è un corpo solo, è un'anima sola, e andiamo avanti per la nostra strada, no agli inceneritori. Grazie.